Salve ragazzi, bentornati nel mio canale Quasi Tutto Fai Da Te. Ragazzi, allora oggi siamo con questo nostro aspirapolvere del Dyson. Questo è un Dyson, questo è un C44, giusto? No, un DC45. Allora ragazzi, questo l'ho dato già un'occhiata, però approfitto, ho detto fammi fare un video. Almeno iniziamo con la procedura di smontaggio, perché diciamo che è un po' complicato. Faccio vedere la procedura dello smontaggio, vediamo il difetto insieme. Prima di tutto salutiamo il nostro regista stamattina, che sarebbe Mario. Eccolo qua, fai un saluto Mario. Perfetto, stamattina non sta Vincenzo, ma tiene la telecamera. Mario fa lui da regista, ti raccomando, sembra al centro. Ok. Allora niente, come stavamo dicendo, adesso vediamo il difetto, facciamo la procedura di smontaggio, casomai vediamo anche se riusciamo a trovare la soluzione per il difetto, altrimenti ci sarà una seconda parte. Ok, iniziamo di tutto. Allora, come ho detto prima, questo nostro Dyson, la DC45, il difetto che c'ha, ragazzi, questo è di partire, parte, però ha un problema che la spazzola avanti non gira. Un difetto un po' particolare, era meglio se non girava proprio il motore. Niente, allora come ho detto prima, iniziamo con la procedura di smontaggio del nostro Dyson. La prima cosa da fare è andiamo a togliere la spazzola avanti, eccola qui. Togliamo la spazzola davanti. Allora ragazzi, il difetto, abbiamo detto che non gira la spazzola. Per essere più precisi dobbiamo vedere dove è il difetto, se sulla nostra spazzola che non gira, se dobbiamo mettere le mani qui o dobbiamo mettere le mani diciamo sull'unità centrale, chiamiamola così. La prima cosa da fare è andiamo a provare la nostra spazzola esternamente, vediamo se gira, cioè praticamente andiamo ad alimentarla, perché qui dentro, ragazzi, guardate, stanno due spianotte, praticamente queste sono quelle che di qua viene alimentato questo piccolo motorino che sta qui. Senza aprire niente, noi andiamo solo a provare, se gira la spazzola vuol dire che il difetto è già nell'unità centrale, come ho detto prima. Ok, facciamo la nostra prova. Questo poi, quello qui, questo è alimentato a 16.2 volt. Allora, questo 16.2 volt, noi andiamo lo stesso a alimentarlo con un 12 volt, io ho l'impianto qua fatto a 12 volt, giusto per vedere se si dà l'input di girare, poi andiamo a misurare il resto. Ok ragazzi, andiamo a mettere il nostro spinotto sul 12. Allora, seguimi Mario, segui la mia mano. Ragazzi, questo è un impianto fatto da te, questo è un praticamente qua sta attaccata una batteria normale di una macchina, un 12 volt, non è un 220, state attento, che un 12 come ho detto prima. Andiamo a vedere, a provare la nostra spazzola. Ok Mario, siamo al centro? Sì. Sta al centro, vediamo. Allora diamo una piccola scossa alla nostra, vediamo si gira. Ok, si vede? Perfetto. Allora stacchiamo la nostra presa prima che facciamo qualche scintilla. Ok, allora ragazzi, la spazzola gira, vuol dire che il difetto è qui, vuol dire che dobbiamo andare ad agire sull'unità centrale, come ho detto prima, chiamiamola così. Allora, lo smontaggio qui semplice per chi lo sa, è un po' complicato purtroppo per chi non lo sa. Allora, prima di tutto andiamo a togliere il sacchetto, chiamiamolo così, questo sacchetto. Allora, schiacciando qui sopra, vi sto facendo questo video perché vi devo essere sincero, questa è la prima volta che mi capita un aspirapolvere della Dyson. Di solito sono i classici, quelli folletti e roba varia. Niente, per questo stiamo facendo questo video, poi vi faccio vedere perché è un po' particolare a smontare questo aspirapolvere. Allora ok, dai ragazzi, smontiamo il sacchetto. Vabbè, penso che per la maggior parte si sa, perché chi lo adopera già per pulire il sacchetto lo sa. Smonti e tiriamo verso su, eccolo qui, questo è l'aggancio su praticamente. Smonti e tiri verso su, perfetto. Allora, aprire da sopra,
tirarlo verso l'esterno. Ok, abbiamo tolto il nostro, diciamo, il nostro sacchetto. Andiamo a misurare, vedete qui, questi sono due buchi dove vanno inserite i nostri spinotti qui, che poi per alimentare la nostra spazzola avanti. Allora praticamente di qua c'è il passaggio della tensione, della tensione, e da qui dietro poi questo va vicino alla centralina, chiamiamola centralina o all'unità centrale, che va quelli che vanno ad alimentare la nostra spazzola avanti. Li vedete i due contatti, eccoli qui. Mo noi dobbiamo fare una cosa, andiamo a misurare se c'è continuità, visto che il difetto non è qui da escludere, andiamo a vedere se abbiamo continuità da questo ingresso a questa uscita. Iniziamo con la prima cosa. Allora, questo è il nostro multimetro e andiamo a iniziare le nostre misure, che si vede la lettura del multimetro. Ok, un polo da qui ragazzi, un polo davanti. Vado un po' di fretta, poi un po' di pazienza perché per non allungare il video. Allora, questo polo va bene, andiamo a passare all'altro polo ragazzi, quello qua, e anche questo polo va bene. Vuol dire che il difetto non è qui, da escludere pure il sacchetto. Allora, escludiamo, cosa rimane ragazzi? Rimane l'unità centrale, eccola qui. E qui che abbiamo il problema praticamente. Se il resto va bene, noi andiamo adesso a misurare, dobbiamo trovare il 16.2 volt che deve alimentare la nostra spazzola avanti. Allora andiamo a mettere il nostro multimetro sulla tensione continua e andiamo a misurare qua. Vedete ragazzi, non c'è nessuna lettura praticamente qui. Il difetto nell'unità centrale, perché normalmente qua mi doveva dare 16 o 15, dipende dallo stato della batteria, ma una tensione qua me la doveva dare per fare girare la spazzola avanti. Ok, allora iniziamo per la procedura di smontaggio della nostra unità centrale. Io, come ho detto prima, lo smontaggio è un po' complicata questa cosa qui, non so perché hanno fatto questo sistema, lo potevano fare un po' più semplice, però vediamo come si procede. Prima di tutto ragazzi, andiamo a togliere questo filtrino che sta avanti. Piano piano si diviene, ecco il filtrino, che poi magari gli dobbiamo dare anche una pulita con una bella spruzzata ad aria compressa, viene pulito. Si va a pulire pure il resto qua una volta smontato, ma dopo che abbiamo trovato sistemato il difetto. Ragazzi, togliendo il filtrino avanti, vedi qui c'è una vite nascosta, praticamente questa va a bloccare la batteria. Quella qui la dobbiamo girare piano piano. Stiamo al centro, Mario, si vede? Ti raccomando, stai sempre al centro, segui le mie mani, ecco. Sto avvisando il nostro nuovo regista, ecco. Questa è la vite da smontare avanti, la vite, poi c'è un'altra vite qui dietro, eccola qui. Andiamo a smontare pure lei. Ok. Togliendola anche la vite da dietro, eccola qui, questa è più lunga, e si sfila la nostra batteria, va bene? Questa è la nostra batteria. La batteria va bene, se no non girava il motore. Ok ragazzi, questa è la parte più complicata che ho detto prima. Questo qua, vedete, io purtroppo l'ho dovuto raschiare un po', pazienza, anche se ho fatto di tutto per non fare questi piccoli danni, chiamiamoli danni, purtroppo. Per smontarlo è così, non c'è un'altra soluzione. Piano piano, cercate di non fare troppo danno. Comunque non lo dovete aprire da qui, si apre da qui, vedete questa linguetta dietro, dovete infilare piano piano la cacciavite da qui e dovete sollevare prima questo lato, poi a direzione
qui vedete che sta questo piccolo buco, dovete infilare lo stesso la cacciavite qua, sollevare piano piano, perché loro hanno fatto questo sistema a click praticamente, non c'è un altro modo per disassemblarlo, purtroppo l'unico modo per disassemblarlo è quello. Dovete andare pure qua lo stesso piano, sollevati da qui, bloccati questa parte così sollevata, poi piano piano che se ne viene tutto. Una cosa molto importante, ragazzi, quando sollevate non fate forza, perché qui ci sono dei fili agganciati a questo, chiamiamolo turbo, questo bottone per il turbo. Perciò quando sollevate dovete sollevare piano piano, poi trovate questo attacco qua. Ecco, sì. Siamo al centro, Mario? Sì. Ok. Questo attacco dovete togliere, questo spinotto, guardate, uno spinotto, eccolo qua. Prima si toglie questo, poi si toglie quest'altro spinotto. Vedete dove sta? Tirate piano piano, vedete che se ne viene tranquillamente. Non fare capricci, eccolo qua. Ok ragazzi, questo è il nostro turbo, che sicuramente a quello che ho capito io, questo va ad agire anche sulla spazzola. Allora ragazzi, questa è la procedura di smontaggio, come ho detto prima, e ecco come si presenta il nostro Dyson all'interno. Abbiamo due schede, questa è una scheda che va sul motore, chiamiamolo così, motore centrale che sta qui, e abbiamo quest'altra piccola scheda che sta attaccata direttamente sull'alimentazione. Ok, a quanti minuti siamo? 11.48. 11.48, quasi a 12. Ok ragazzi, dai, sono arrivato fino a questo punto, io ho detto, questa è la prima parte, così vi faccio vedere la procedura di smontaggio, faccio vedere dove arrivano i fili, i contatti, poi adesso smonterò il resto, comincio a fare le varie misurazioni, perché per non allungare il video trovo il difetto, e poi facciamo la seconda parte, vi faccio vedere la procedura in modo veloce che troviamo per trovare il difetto. Devo essere sincero, come ho detto prima, questa è la prima volta che apro una cosa del genere, per questo sicuramente ci devo mettere un po' più tempo a trovare il nostro difetto. Allora, la prima cosa da fare ragazzi, che poi ci fermiamo, vi faccio vedere, dovete misurare se c'è, praticamente abbiamo il difetto da qui fino alla scheda, per essere sicuro, per così andiamo ad accorciare la distanza finché troviamo il difetto esattamente dove sta. Allora, prendiamo un polo, eccolo qua, prendiamo prima questo polo. Questo, come ho misurato prima, mi sa tanto che va a finire qua. Il nostro multimetro, mettiamolo in piedi, eccolo qua. Allora, un polo, poi l'altro polo, non è questo, è l'altro, ci siamo. Uno, dove ho misurato prima, eccolo qua. Allora, questo è il primo polo ragazzi, vedete? Qua stanno due poli, però il primo da qui sulla scheda, questo è il polo. Eccolo. Va bene, questo primo polo ci siamo, vuol dire continuità, farà il contatto e la scheda c'è. Poi andiamo a misurare l'altro polo, eccolo qua. Un po' scomodo, e anche l'altro polo va bene lo stesso, abbiamo la nostra continuità. Praticamente dobbiamo lavorare per adesso su questa scheda. Ok, allora poi io magari vi dico già in anticipo quello, scusate, vi dico già in anticipo quello che devo fare, per andrò ad inserire di nuovo la batteria, poi vado ad agire sul, inizio a misurare la nostra tensione di 16 volt, dove sta, che va a funzionare il nostro spazzolino davanti, e dove si ferma praticamente. O se posso fare anche questa procedura al contrario, continuo di qua al contrario, vado a vedere dov'è che si ferma e non passa più, non c'è più continuità.
Ok, dai ragazzi, ci fermiamo qui, non allunghiamo il video, questa è la procedura di smontare il nostro Dyson. L'unico, cioè è tutto semplice, però questa parte dovete stare un po' attenti perché, come vi ho fatto vedere prima, questo è praticamente ad incastro, hanno fatto questo sistema. Bastavano che, secondo me, facevano due viti, un'altra vite qua. Devono fare una cosa un po' più semplice. Ok ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, ci vediamo alla seconda parte con la soluzione se vuole il buon Dio. Da me tutto, fai quasi tutto, fai da te un saluto, vi saluta pure il nostro Mario, saluta tutti Mario, ci vediamo ciao. Alla prossima ragazzi e ciao.